Perché non so che, ma doveva arrivare la lice greca. Ma la lice degli spacchi. Il grande Mario Tobino, un grandissimo scrittore, medico anche, curava le malattie della mente, era al manicomio di Maggiano, ha scritto sulle donne ricoverate, le libere donne di Magliano. Io ho ricevuto una sollecitazione da Puglia la settimana scorsa, preoccupata per questa situazione della rubinta. Però l'abbiamo letto sui giornali. Anche no, letto sui giornali. Io ho detto l'unica cosa che possiamo, facciamo un primo incontro, ci scambiamo delle idee, anche perché di tutte le vertenze che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte alcune importanti, a cominciare dall'inceneritore della Volpara, però alcune poi non sono rimaste incompiute. Ora l'incompiuta è bella se è quella di un musicista come Schumann, le nostre incompiute sono più brutte, perché abbiamo l'incompiuta e la sicurezza del fiume, Bisagno, alluvione, e su questo abbiamo un'iniziativa con un grande scienziato, Renzo Rosso del Politecnico di Milano, ha scritto un bellissimo libro, Bisagno, fiume nascosto, e faremo un'iniziativa io e lui insieme a Palazzo Ducale il 31 di ottobre. Siamo stati inseriti nel Festival della Scienza per raccontare la storia dell'acquedotto, ma per raccontare anche il bisogno di dare sicurezza a quello. La seconda è incompiuta, è il mezzo di trasporto, la tranvia. La terza incompiuta è il fangodotto, però alcune notizie ci sono. La prossima settimana un altro nostro grande amico che ci ha aiutato nel 92, che è Federico Valerio, ingegnere Italia Nostra, lui è a disposizione del comitato per raccontare, anche proporre alcune cose che riguardano in particolare il fangodotto e l'impianto nuovo che dovrebbero fare a Cornigliano. Noi siamo sul dovrebbero perché di impegni le istituzioni ne hanno prese tante, però poi molte volte non sono state. Allora, io dico quello che so, poi voi dite quello che sapete, e che cioè c'è la grana. Ma sai, sei ancora meglio di noi. C'è la grana di Scarpino, questa discarica col percolato che cola giù e che crea notevoli difficoltà, in modo particolare sul Chiaravaglia a Sestri Ponente. Queste difficoltà hanno portato al timore di un crollo complessivo della discarica, per cui stanno facendo in questi giorni, in questo momento, stanno facendo la campionatura sulla stabilità di Scarpino, perché da un primo esame venuto fuori la settimana scorsa è risultato che l'equilibrio di Scarpino è in pericolo. Hanno chiuso all'improvviso Scarpino col conferimento della rumenta, e guarda caso chi ci rimette di nuovo alle gavette la Volpara, perché
hanno deciso che la parte che non andava a Scarpino dovrebbe arrivare nel compattatore della Vulpara. Quindi poi voi racconterete le conseguenze di questo fatto. C'è stata una protesta, hanno deciso una riapertura limitata di Scarpino fino a stasera, sì, infatti, sì, sì. A mezzanotte. Allora, io ho parlato mezz'ora fa con Piero Fossati, che è il presidente commissario della provincia, per cui voleva avere le ultime notizie da fornirvi precise, perché a mezzanotte è confermata di nuovo la chiusura di Scarpino. Da domani mattina la ruita non viene più ritirata da anni, quindi siamo in piena crisi, in piena emergenza. Io vi dico le cose come stanno. Alle 11 domani mattina c'è una riunione per cui tre istituzioni più un'azienda devono mettersi d'accordo, perché il guaio è che tre istituzioni, comune, provincia e regione, non vanno d'accordo tra di loro. La provincia chiude stasera, la regione e il comune chiedono domani mattina la riapertura. Se la provincia non riapre, il sindaco ha la facoltà, non per motivi di stabilità della discarica, ma per motivi igienici. In ogni caso, domani ci sarà un provvedimento di riapertura di Scarpino, però sempre con grande punto interrogativo, che è una riapertura temporanea, provvisoria. Allora, noi a questo punto dobbiamo decidere cosa dobbiamo fare, sia nell'emergenza sia nella soluzione definitiva, perché promesse ne abbiamo avute tante. Io ho fatto una raccolta, poi eventualmente se i giornalisti sono interessati. Nel 2007 per il fangodotto abbiamo ricevuto accordi, è venuta qui da Vincenzi, il ministro Pecoraro Scagno, perché si sono mossi tutti per le gavette, e ci fu anche un finanziamento di 18 milioni per il trasferimento del fangodotto prima a Puntavagno, poi a Cornigliano. Ho trovato, qui ho tutti gli articoli, che il fautore di tutte queste cose, direttore generale del Ministero dell'Ambiente e poi ministro, si chiama Corrado Clini. È indagato. È arrestato. Allora, lui è uno di quelli che ha promesso i 18 milioni, fra le tante cose. Noi dobbiamo dire alla stampa che siamo stati fregati. Anche lui si è portato i soldi in Svizzera, ha rubato a più non posso. Però tra le vittime ci siamo anche noi della Val Misano. Io, se poi c'è la giornalista che è interessata, io ho tutta la documentazione del 2007 su Clini. Allora, io ho parlato con Fossati. Lui non mi ha voluto anticipare, io ho detto, ma fra istituzioni siamo proprio arrivati agli sgoccioli, ma tu fissi la chiusura della discarica oggi 10 giugno, tra l'altro è una data brutta, il 10 giugno del 40 Mussolini decretò la guerra. Ora siamo nella guerra della, però le coincidenze, no, io non so, i vecchi
Non so se si ricordano del 10 giugno del 40. Ci sono soltanto io. Io non lo volevo dire. Anche io ci sono, non lo ricordo del 40. Io avevo 15 anni. Io 12. Io 12. Allora, potevano fare questa riunione invece di domani mattina, la potevano fare oggi pomeriggio. C'è proprio un'insensibilità. Comunque, allora io però gli ho fatto una domanda, dico, non calcolo, consiglio di... no, ormai è municipio, va lì. Allora, e ho chiesto a Possati, senza sbilanciare, sei pessimista o ottimista? Perché domani mattina si riuniscono, hanno regione, comune e provincia e devono decidere se, in base a quello che dice la protezione civile, se Scarpino è stabile. E Forzarmi, di fronte alla mia domanda pessimista ottimista, ha detto moderatamente ottimista. Vabbè, speriamo bene. Io vi racconto le cose di emergenza. Salutiamo Baghino, salutiamo Barbara Contarini, insegnante. Buonasera. Personaggi, cosa rappresenti la lista Doria? Allora, noi abbiamo da vedere che cosa facciamo. Cioè, io prenderei spunto da questa emergenza per riprendere la battaglia complessiva dei comitati, perché abbiamo la sicurezza, specialmente Piazza Adriatico, vedo che non vedo piazzale, ma io proverò. No, c'è tutta la storia di Omermi e fra l'altro dobbiamo fare anche una campagna. Quando dicono che non ci sono soldi, i soldi che si è preso Clini come Ministero dell'Ambiente, messi tutti insieme, se facessimo una questione morale e questi soldi li utilizzassimo, non dico per la Val Misagna, ma li utilizzassimo davvero per le opere utili, perché ecco, quello che manca rispetto alle vergogne Venezia, l'Expo, eccetera, è che poi in fondo di soldi ne girano tanti, solo che le grandi opere non servono per dare sicurezza, le grandi opere servono per raspare quartieri. Quindi, perché le grandi opere in Valdisagna non sono distrutte, ce ne scientifica. Va bene, no? Te hai visto il tutto. Ho scritto le battaglie, noi siamo contro le abbiamo le battaglie. Cioè noi non siamo colpevoli, siamo immuni da ogni responsabilità. Va bene. Allora il problema per me è questo incontro. Vediamo domani come va l'emergenza, sperando che si risolva. Però noi abbiamo acquisito il contributo di un personaggio che nel 92 ci ha aiutato sia per la betoniera degli Italcemiti sia per l'inceneritore, Federico Valerio, che verrebbe la prossima settimana. Però ho visto che dobbiamo spostare la data perché lunedì avete già una assemblea. Allora poi dobbiamo decidere, perché lui ha degli altri impegni, rimane. Però una iniziativa di questo tipo, con Renzo Rosso, cioè con due grandi personaggi scienziati. Ma Renzo non è fino al mese. Sì, vabbè. Però noi dobbiamo fare in modo di essere supportati da qualcuno che abbia un peso ambientale, politico, culturale essenzialmente. Allora, la proposta che io faccio, che siamo d'accordo,
è vedere l'emergenza, ma immediatamente dopo fare una cosa di mobilitazione per riproporre tutte le incompiute della Val di Sannio. E siccome Federico Valerio mi ha raccontato, era lui a dirlo, alcune cose sul fangodotto, sulla liberazione, d'altra parte c'è una vicenda che io ho sollevato ripetutamente, ma che neanche i giornali hanno voluto riprendere, perché la più grande vittoria l'abbiamo ottenuta non solo nel 92, nel 2000 è stato fatto il piano regolatore, abbiamo fatto le proteste, Gianni Romano allora si è impegnato, si è relazione, e abbiamo ottenuto una grande cosa che poi ce l'hanno rimangiata, che la direzione degli uffici AMIU doveva essere collocata in quel palazzo che c'è della Bulvara. Perché avevamo fatto questo? Perché se la direzione stava alla Bulvara probabilmente saremmo stati meglio anche noi come comportamento di chiusi. Invece poi questi signori che hanno degli stipendi che vi raccomando non hanno voluto fare la direzione qui, e nel 2005 hanno modificato il piano regolatore e si sono trasferiti in centro. Prima hanno preso il grande locale a Picapietra e poi si sono presi dei lussuosi locali in via Gabriele D'Annunzio, dove è la sede. Costa talmente tanto. Però le cose che vorremmo che i giornali ci abbiamo visto andassero a vedere è che tutte queste spese vengono poi addebitate sulle bollette. No, noi cominciamo a rompere un po' le scatole a qualcuno, perché è ingiusto che le rompano soltanto a noi. Io proporrei, facciamo la discussione, però il documento che dovrebbe andare ai giornali, cioè concludiamo la riunione con una cosa scritta che vada al comune, chiediamo gli incontri in regione, facciamo come tutta l'altra fila, come... però bisogna che sappiano che alle gavette in Val Bisagno questa battaglia la riprendiamo e la conduciamo fino in fondo. Allora, il comitato, vi leggo la proposta, il Comitato Difesa Ambiente Val Bisagno, impegnato dal 1991 nell'azione per la tutela della vallata, ricordate le 24 vertenze positive contro la cementificazione e l'inquinamento, sottolineato però il fallimento delle promesse delle istituzioni, delle aziende pubbliche su quattro questioni fondamentali per la riqualificazione della Val Bisagno. Primo, eliminazione del trattamento parziale rifiuti alla Volpara. Secondo, eliminazione del fangodotto della Volpara, cioè elenco le cose che non si sono fatte. La realizzazione della sicurezza contro gli alluvioni del Bisagno, la realizzazione del servizio di pubblico trasporto, rilevato l'aggravamento della situazione dei rifiuti dei giorni scorsi alla Volpara, il Comitato decide di riprendere ed estendere la lotta popolare per un'altra Val Bisagno, convoca l'Assemblea Generale delle associazioni, dei comitati, dei soggetti istituzionali e politici, dei cittadini per il giorno, e qui dobbiamo mettere il giorno e il posto, per definire obiettivi, iniziative di lotta sulla vertenza rifiuti. Il relatore dell'Assemblea, l'ingegner Federico Valerio, esponente di Italia Nostra, già protagonista nel 1992,
della lotta vittoriosa contro l'inceneritore della Volpara, firmato Comitato Difesa Ambiente e di tutti i comitati che vogliono essere d'accordo. In modo che stasera è semplicemente un incontro per un punto di partenza di iniziative. Questa è la mia proposta. Intervenire? Sì. Intervenire? Intervengo io. Mi dà l'impressione che ogni volta che si avvicina l'estate c'è sempre un qualcosa contro i cittadini, contro la popolazione. Ecco, riprendiamo il fondedotto, che è quello che è sospeso ovviamente, e che è colpa anche nostra che non siamo andati avanti. Ci siamo affidati poi dalla nuova amministrazione, però l'assessore Carotta, un incontro chiesto sei mesi fa, ancora oggi da discutere di tutto l'incontro. Perché dà l'impressione che le istituzioni, il comune specialmente, non dà qualcosa di avvicinarsi ai cittadini. Che loro vogliono essere eletti, però non fanno la loro opera verso i cittadini. Cioè praticamente i cittadini passano in secondo piano poi. Abbiamo un esempio adesso che verrà l'assemblea pubblica il lunedì prossimo. Il pulmino, dopo 14 anni, al 2000, abbiamo questo pulmino che viaggiava dietro dal banchiere fino a Santo Antonio. È una parentesi che ha, perché non è disposto di più. Però dopo 14 anni questo pulmino viene tolto. Viene messo un tax bus a chiamata, mezz'ora prima di chiamare il tax bus, magari qualcuno si scoccia con la vita, o le lascia, devi lasciare dentro il tuo nome, il tuo codice fiscale, il tuo telefono. Il codice fiscale no, però ti danno un identificativo di vita marcata. O magari ti porti, o ti arriverà a casa a pagare quello che tu non hai preso. Tu sei se non prendi il codice se non prendi il tax bus, lo paghi dopo. Hai sentito che è per fare un biglietto, di taxi? Sì, però se tu non lo prendi, te ne vai via, tu in qualsiasi cioè, ma non c'è un problema con questi taxi, c'è un problema, tu chiami però non ti rispondo neanche in chiamata, la chiamata è gratis, alla centrale non ti rispondo sì, neanche, però se il taxi parte arriva da lei poi tu non ci vai più. Ah sì sì, allora sì, allora io ho avuto una parente che tu scorti dei tempi, non tu per lunedì fai una prima, non riesci neanche a chiamare, passa qualcuno Giordano, ricordato no, io sono puntualizzato questo perché l'ho seguito l'altra sera in TV. Sì. Che il costo è il costo di un biglietto. Sì. Poi si può fare la cosa così a gradino e sembrano cose belle. Giordana, ricordate il piano regolatore del 2000. Sappiamo che con 10 anni il piano regolatore viene strappato, non vale più niente, bisogna rifarlo di nuovo. Allora, tutto quello che noi, le osservazioni che noi demandiamo su questo piano piano regolatore e poi non viene effettuato, praticamente noi dobbiamo ricominciare da capo a fare di nuovo altre osservazioni per un altro piano regolatore quando avverrà. Poi magari tu fai altre osservazioni, sono già parecchi anni che va avanti in questo modo qua. Cioè il fangedotto è una cosa molto bruttissima, perché noi abbiamo lottato da toglierlo. Sono stanziati 130 milioni di euro, ma ora, adesso tu mi dici prima, 18 milioni di euro sono spariti prima. I 130 milioni di euro che sono stati stanziati per spostare dal Pontavagno all'aeroporto, dove sono andati a finire 130 milioni di euro? Lo diciamo. Vai Villa, è Villa. Cioè, lei ha l'impressione che 130 milioni di euro spariscono, perché noi abbiamo chiesto in comune i 18 milioni di euro dove sono andati a finire. Ci hanno sempre detto che non sono mai arrivati. Mai arrivati a Genova. Ok? Cioè, che te quella volta, già più grande scala. Ora i 130 milioni hanno stanziato l'atto per spostare il fangedotto all'aeroporto di Genova, giusto per fare un fangedotto generale che comprendeva tre zone, Gavette, Cornigliano e Pieghi, ok? Non è che mi sbaglio, no? E deve essere un mega fangedotto. Fino ad oggi risposte niente. C'è stato l'assessore del comune precedentemente nell'altra amministrazione. Ora c'è un altro assessore che era la Garotta, abbiamo chiesto un incontro per vedere a che punto è la situazione. Dopo sei mesi, mi dispiace di queste cose, ma la Garotta si deve degnare ogni tanto di rispondere ai comitati, perché i comitati rappresentano i cittadini, ok? Ma non deve neanche esserci il comitato per fare queste cose, ci deve essere l'istituzione a fare questo, siccome è carente l'istituzione, io parlo del municipio e parlo anche del comune e della regione.
Non dovrebbe esserci noi qua come comitato che facciamo questo, andiamo anche a queste riunioni. Dovrebbero essere loro a farci certe riunioni, a formare certe assemblee pubbliche. Non che noi comitato dobbiamo fare assemblee pubbliche e invitare gli assessori, i sindaci e il presidente della regione. No, questo è sbagliato. Questo è sbagliato. Perché se arriva così, ma se arriva così, perché le istituzioni non stanno funzionando, l'ha detto prima lui. Non stanno funzionando come devono funzionare le funzioni. Comune, regione e provincia non stanno funzionando. Ma è da mo' che non funzionano. Ma saranno 20 anni che non funzionano, 30 anni che non funzionano. Io non dico, io come comitato, non dobbiamo fare queste assemblee pubbliche, ma dovrebbe essere le istituzioni a fare l'assemblea pubblica nella zona, non municipio, perché municipio non ti vede nessuno. Legalmente non si spostano qua 30-40 persone, 40 amici, non ti vedono. Persone anziane, magari non riescono a camminare, magari c'è stati vedono. Questo è il fango dopo, andiamo a volpare, andiamo qua dove si è spostato. La Vincenzi, non ricordo bene, un'assemblea pubblica in società, ha detto testualmente, la mia cosa principale prima, quando sono stati, dopo sono stata eletta, è spostare il fango dopo e la volpare. Non è stato fatto niente. Abbiamo 3 forni crematori, hasta ieri. Dico di tutto a noi, sono i filtri che proteggono l'ambiente. A me mi dà l'impressione che c'è qualcosa che non funziona con i filtri, perché scusa, non è possibile che questi morti, quando ce l'hanno morti? 18 al giorno di fare sul fondo, 18 al giorno fare. È possibile che non esce fuori qualcosa che espande nell'aria, figurati. Poi abbiamo che cosa? Abbiamo la protezione del disagio, che è importante, perché quando viene qualche alluvione, poi allora a questo punto diciamo sì, ci deve essere una protezione, ci deve essere delle spalline da lassù perché l'acqua viene fuori dalla strada. Ma ci pensiamo adesso quando è normale. Quello che avevano detto anche in assemblea pubblica, che avevano detto che l'argine più basso e le ringhiere servivano tutto per far uscire l'acqua, perché sennò si andava. Sì, però sono tutti problemi, che sono decenni che ne parliamo. Ma almeno uno di questi problemi, sono 4 problemi. Ma uno di questi problemi l'hanno mai risolto? Allora ci ripetiamo sempre le stesse cose. Poi dopo 5 anni si scambia l'amministrazione, prima c'era la Vincenzi, Orcedoria, praticamente questa amministrazione qua non sa esattamente quello che è successo prima. Perché allora che mi domando, come mai la Garotta non ci invita a un'assemblea, a una riunione? Sono 6 mesi che non chiediamo. Stamattina ho dovuto chiamare io la segretaria della sessione d'Agnino, io. Ma io che non so nessuno, ho dovuto chiamarlo e dire per cortesia faccia venire l'assessore, giorno 16. Io dire per favore. Ma deve essere lei, scusate il termine, che si muove quel culo dalla sega e venga all'assemblea pubblica, va bene? Io non sono scocciato, perché non è possibile che tutti gli anni che si fanno questi lotti qua e nessuna delle iscrizioni si muove. Si muovono sotto le elezioni. E questo non mi va. Io le elezioni ce ne sono e non viene nessuno. L'assessore Garotta si deve muovere e sedere, è inutile che in televisione oggi Telenord si faceva vedere bella, che parlava, deve venire qua nella zona, se hanno paura dei cittadini, a questo punto lo devono dire, abbiamo paura di voi, che voi ci trovate da dire. E quello che sta facendo, non sta facendo nulla per i cittadini, per la popolazione non sta facendo nulla, siamo proprio al punto di 10 anni fa, di 15 anni fa. Cioè, allora io a questo punto mi domando, cioè i comitati stanno sostituendo le istituzioni. E lì lo sbaglio. I comitati non devono fare le veci delle istituzioni, municipio, comune, regione, provincia. No, noi non siamo addetti a fare questo. Purtroppo ci mettiamo come volontariato a fare questo perché non siamo gente stupida, vi faccio prendere in giro da questi personaggi qua. Che ogni 5 anni cambiano sedia, cambiano tavolino e vengono altri personaggi nuovi. E poi io non so niente. Il mio precedente assessore non ha detto niente. Ma come ha detto niente? Ma tu quando ti prendi il possesso dell'assessore all'ambiente, tu devi andare avanti con quello vecchio che abbiamo fatto noi. Ah no, non ci conosce neanche la Garotta come comitato. E mi dispiace che anche il municipio, che qua c'è il vicepresidente. Cioè, a me mi dispiace per lui che lui viene sempre nelle riunioni. Però Giannelli, abbiate pazienza, io lo ammiro, lo stimo, ma sono 3 assemblee che facciamo e Giannelli non si presenta qua da noi. Mi chiedo perché non si presenta. Io non gioco con Giannelli, però dico, siamo qua, stiamo lottando, stiamo discutendo una cosa importante che è il pulmino, che lui sa tutto del pulmino, che poi sono riuniti in aprile, io vado un po', svago un po' di rischio. In aprile si è riunito la MT, l'assessore Danino e il municipio.
ma da aprile arrivare al 26 maggio, che poi è tolto il pulmino, un'assemblea pubblica in quel periodo non potrò farla? Ma nessuno ci ha pensato? Dobbiamo pensarci noi a fare il giorno lunedì prossimo? Questa è una carenza delle istituzioni, mi dispiace Giordano, tu sei uno che, ma tu hai lottato tanti anni, ma questa, le istituzioni non fanno parte dei cittadini, quando la politica si allontana dai cittadini, e la politica si sta allontanando dai cittadini, sì, perché ormai no, io non ci credo più alla politica, io credo a me stesso, a quello che all'impegno che ci metto io, che ci mette Canciccia, che ci metti te, che ci mette tutti noi, ma le istituzioni, quando vedi, a parte lui che mi fa piacere che l'ho chiamato adesso e è venuto subito, però vuol dire gli altri consiglieri del municipio dove sono? Ma sono uno, due pianelli, non sono una ventina, dove sono gli appicciotti? Ma se ho conosciuto la loro zona di Monassana e Prato, quindi fanno una bella quella zona lì, qua facciamo brutta, poi ci mettiamo l'aster, abbiamo l'aster qua di fronte che doveva essere provvisoria l'aster. Abbiamo un parla di fronte, abbiamo il fango dopo la di fronte, abbiamo la di fronte il combattimento dell'amianto, abbiamo la stagliera in tre forni crematori, cosa ci vogliamo ancora mettere in questa zona qua? Oh, guardati guarda dall'altra parte del fonte. Cioè abbiamo i bambini, Criva, 700 bambini, sotto quella scuola ci sono le MT, ci sono quasi 400-500 autobus che la mattina alle 4, alle 5 attaccano, cioè mettono in moto prima che partono, passano la corretta, tre quarti d'ora e si forma una cappa, un fumo di cappa che è inquinante. Allora, ma non è solo quello, anche avere una cosa. Sì, sì. Per avere un attimo, io ho finito. Per avere un attimo le idee chiare, poi magari anche su quello che. Allora, voi aspettate adesso di vedere un attimo domani come si evolvono le cose. Per il discorso sì. Sì, per la spazzatura. Per il discorso del spazzamento del fiume. L'idea di riprendere comunque questa battaglia esiste comunque, cioè l'idea di fare una assemblea. Non permettiamo vita. La vostra paura rispetto alla Volpara qual è precisamente? Io non so dire adesso questa. Ma non possiamo già resistere adesso col caldo, non si può respirare adesso, non si può aprire le finestre. Permette che vengano tutta la spazzatura di tutta la Liguria qua. Ma ci possiamo chiudere in casa? Uscire con la maschera possiamo uscire. Possiamo uscire con la maschera? L'unica cosa che possiamo fare. I comuni rilevanti vengono a scaricare qua l'estate, poi sono turisti. Allora, ma questo c'era aperto, perché non c'era, dieci fosse aperte in mezzo al centro abitato. Se Sterfino non fosse riaperta. Non siamo d'accordo, allora salute per noi. Se Scarpino non riapre, il disastro non è solo della Valbisogna, ma è di tutta la città, perché arriveranno le situazioni tipo Napoli, Palermo. Però questo è il fallimento delle istituzioni. Queste cose noi nel 2000 li abbiamo. Io, se volessi, tutti i documenti di allora, tutte le votazioni in provincia, in comune, regione, abbiamo fatto il nostro dovere, l'abbiamo fatto. Cosa, chi ha vinto nei confronti del comune ha vinto l'AMIU, perché l'AMIU voleva una stazione di compattamento alla Volpara, non ha voluto costruirla nelle Vande, perché gli abitanti del Levante non erano d'accordo, e allora hanno deciso che tutti i rifiuti da Nervi alla Foce venissero compattati però non potevano farlo perché il piano regolatore non lo consentiva, e nel 2005 sono arrivati quel provvedimento, sì, hanno preso il provvedimento di modifica, di variante del piano regolatore. È stata una nostra sconfitta, io non sono d'accordo con Sigia che lasciamo fare le cose alle istituzioni. Dovrebbero fare. No, che dobbiamo fare. Però, se non ci muoviamo noi come partecipazione, questo è il senso dell'iniziativa, se siamo d'accordo, è cominciare a fare gli incontri, le dichiarazioni,
perché poi abbiamo una documentazione dei soldi che vengono tra, mettiamo insieme, Ministero dell'Ambiente e Clini, Expo e Venezia, sono tanti di questo. Poi Renzo Rosso, questo nostro amico che faremo venire, ha detto una cosa al munizioniere, ha detto una cosa fondamentale, che in Italia per la prevenzione del dissesto idrogeologico, le frane, le alluvioni, si stanziano 300 milioni all'anno. In Inghilterra, che è un paese non grandemente progressista, ha citato che stanziano 3 miliardi di euro all'anno. Perché allora 10 volte tanto, ma in Italia, se questi stanziamenti fossero fatti, servirebbero gradualmente ad affrontare, perché il Misano è la seconda emergenza nazionale, perché sulla carta hanno riconosciuto che abbiamo ragione, però anche la critica che abbiamo fatto all'amministrazione, l'amministrazione, noi abbiamo sollevato il problema, comune, provincia, regione, non ci sono soldi, facciamo noi la battaglia, e sentiamo, io vorrei che venisse qui Rosso con tutti i documenti, le leggi inglesi. Se in Inghilterra stanziano 3 miliardi per la prevenzione contro le frane, eccetera, facciamo una battaglia. Allora, io sono, anche nelle difficoltà personali in cui mi trovo, il contributo per una battaglia lo voglio dare, perché vorrei completare la mia vita realizzando le cose che ho sognato. E l'idea è quella, tutti insieme, perché se rimaniamo all'invettiva, il municipio non viene, l'assessore non viene, abbiamo mille volte ragione ma non facciamo niente. La partecipazione ha questo senso, che dobbiamo prenderci noi sulle spalle tutto questo peso. Ecco. Come abbiamo fatto negli anni scorsi. Sì, allora, noi riprendiamo Alice. Sì, posso avere una foto del... Allora, sì, io mi fare una fotocopia. Se no me lo... Ah no, decidiamo prima. La tabacchina. No, decidiamo prima la data. Sì. E poi le associazioni chi sono? Ponte Carrara, la vostra, ci sono anche... No, ma non ne ho fuori perché non posso io prendere nessuna decisione per nessuno. Vabbè. Io sono a titolo personale. Vabbè. Vabbè, noi chi aderisce il circolo serio, amici di Ponte Carrara, comitato delle... Io ti dico di fronte a tutti che io sono a titolo personale, vabbè, non posso prendere nessuna carica. No, se si dovrebbe essere tutti d'accordo, molte se nei prossimi giorni ci puoi dare una risposta, però bisognerebbe, c'è qualcuno che ha un computer, è giusto che sono scritta per la riunione, per scrivere la lettera. Decidiamo una cosa concreta. Siccome io avevo indicato, d'accordo con Valerio, l'assemblea lunedì 16 giugno, ma ne avete già una, o la facciamo martedì
è difficile fare due assemblee, oppure lunedì 23. Partiamo di qui. Non è facile trattare un argomento. No, 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 un argomento preciso per voi. Qual è il vostro parere? Per me non c'è problema. Nel senso che una sera vale l'altra, se non ci sono io viene qualcuno per me, non c'è, se non veniamo tutti, c'è chi può venire a no, se può esserci una partecipazione meglio. Sì, che va bene. Allora, per noi l'unico problema è. Dove si fa? No, è l'orario, quindi se si fa di sera per noi non c'è nessun problema. Possiamo anche esserci praticamente. Di solito facciamo di sera, quindi abbiamo fatto le 6 secondo. Anche per gli anziani. Se si fare dalle 8 per gli anziani, più tardi vabbè, adesso viene estate. Allora, c'è adesso fuori, ma ci sono estate. Ti vuoi, ad esempio, con i tuoi problemi, puoi venire, tardi o no? Però io. C'è dei problemi. Io ho dei problemi. Io preferirei alle 18. Alle 18, penso che alle 18. No, perché io ho un lavoro di assistenza casalinga, per cui alle 18 posso risolvere, come oggi lo risolvo, perché deve avere una sostituzione in casa per la cura. Però alle 21 mi ha detto. No, no, va bene. E l'assemblea quando dovresti fare? No, se lo facciamo il 23. Lunedì. Dopo. Così non c'è il consiglio comunale, non hanno le scuse da non poter venire. Hanno tutto il tempo. Tanto stamattina l'assessore mi ha risposto che ha dei problemi suoi. Però a questo punto bisogna fare un volantino. Sì, ma se lo facciamo. Un volantino, poi ci vuole. No, l'importante è e metterci d'accordo. Però quello che dicevo io a questo punto, se decidiamo di farlo al 23 alle 18, fare un volantino, una volta stampato ce li dividiamo, in modo di cercare di avere più persone. Sì, ma per questo abbiamo un'abitudine. Mi permetto solo di ricordarvi che il 24 è festa, un ecco. Consiglio, è possibile che se allora, dovrebbe esserci un po'. Io devo tener conto della disponibilità di Valerio. Che allora scusa, fai tu o lo facciamo martedì 17, lui c'è, oppure io gli telefono. Però non c'è il consiglio comunale. Non c'è il consiglio comunale. Non c'è consiglio. Scusate, c'è da tenere in considerazione che iniziano anche i campionati mondiali, quindi che non capiti il giorno che c'è in Italia quella sera. No, l'Italia c'è sabato sera. È a mezzanotte perché. Allora, se mi lasciate il mandato, tenuto conto delle opinioni di tutti, io devo sentire Federico Valerio, devo sentire anche, io ho parlato col segretario della Garotta, perché io, come oggi avevo invitato anche Giannelli, io l'avevo invitato. Lui viene però, lui è vicepresidente, viene. Vabbè, rappresenta. E devo ringraziarlo che viene. Allora, io ci sono. Faccio in modo, rimproverandola, che la Garotta si presenti. Sono sei mesi che l'aspettiamo. Va bene. Allora per la data restiamo un momento in sospeso, il documento va bene, siamo da, perché la cosa fondamentale è riprendere la battaglia. Assolutamente sì. Va bene, allora. Manca solo la data. Non puoi fissare la data? Invece di scannerizzarla faccio una foto alla lettera, va bene? Almeno mi rimane. No, tenetela se dovete. Perché? Ci fa una foto? Io non posso stare già la data adesso. Eh? Le facciamo dopo il no, devo sentire Valerio. Ah, no, no, perché lui deve andare in Inghilterra. Valerio no. Perché fare la... cerchiamo di non allungare troppo i tempi. No, perché fare la stessa. Lo stesso genere.
No, non vogliamo andare troppo in là con l'estate. È già tardi, in vacanza cominciano già anche le vacanze, e poi se succede qualcosa. No, ma se si riesce quella settimana di domenica si riesce. Anche venerdì, giovedì. Giovedì non c'è così quella. No, neanche il municipio. Giovedì però non può. Ah, non può lui. Non può lui. Io avevo. Basta che non sia. Hai fatto tutto? Basta che non sia il mio male, che lui insieme no. No, no, noi due giorni possiamo farlo. Sì, sì. No. Basta che non è di seguito, e no, era libero. Guarda, io avevo. C'è stata questa coincidenza del fulmino, voi avete già. Io non voglio.